Con la votazione sul decreto IMU Banca Italia, la Boldrini è stata costretta per la prima volta a utilizzare la cosiddetta ghigliottina, cioè il meccanismo che blocca tutte le dichiarazioni di voto e gli ultimi interventi per dar modo al decreto di essere votato in tempo, e in tempo voleva dire entro la mezzanotte di oggi, nonostante l'ostruzionismo messo in atto. Ben ritrovati con l'edicola di Sky TG24, le tre principali notizie della giornata sintetizzate nelle aperture dei quotidiani più diffusi del nostro paese. Parliamo di Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, parliamo di Fiat innanzitutto con l'apertura della Stampa che dedica l'apertura ad un passaggio di un'intervista del presidente dell'ingotto di Fiat Chrysler, è più opportuno dire adesso Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, ora un futuro più solido per l'auto. Le grandi novità che sono uscite dal consiglio di amministrazione di Fiat che si è tenuto nella giornata di ieri, nuova sede legale e fiscale per quel che riguarda Fiat Chrysler, che sarà quotata nei mercati di New York soprattutto. E poi si parla di un altro argomento di primo piano, andiamo a vedere l'apertura di Repubblica, la riforma della legge elettorale, Renzi e Berlusconi, ecco la riforma, un nuovo patto tra Partito Democratico e Forza Italia con una soglia di sbarramento al 4,5% e un premio di maggioranza al 37%. Altra notizia in primo piano, si parla di quello che è accaduto alla Camera dei Deputati nella giornata di ieri quando è stato approvato il decreto IMU Banca Italia, bagarre in aula dopo che il presidente della Camera ha imposto la cosiddetta ghigliottina, ponendo fine all'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle. L'apertura del Corriere della Sera è questa: Grillini all'attacco, risse in aula. Partiamo da qui con il nostro servizio. Indico quindi la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico. Sono le 19.43 quando Laura Boldrini apre la votazione sulla conversione in legge del decreto IMU Banca Italia. Mancano circa 4 ore alla decadenza del decreto stesso e l'ostruzionismo delle opposizioni che va avanti da 2 giorni rischia di far saltare tutto. La Presidente della Camera, con una decisione senza precedenti, decide di applicare per troncare il dibattito la cosiddetta procedura parlamentare della ghigliottina e subito in aula si scatena la bagarre. Dai banchi di Fratelli d'Italia vengono lanciate monetine di cioccolata, qualcuno sventola un tricolore, i deputati del Movimento 5 Stelle con fischietti e bavagli occupano gli scranni riservati al governo mandando tutto in diretta streaming su internet. E nella quasi rissa una parlamentare grillina denuncia anche di essere stata schiaffeggiata dal collega centrista D'Ambruoso, che poi smentirà la circostanza. La protesta si estende poi anche alle commissioni con l'occupazione di alcune aule da parte dei 5 Stelle. La decisione della Presidente della Camera, arrivata dopo un ultimo appello alle opposizioni caduto nel vuoto, viene giudicata una scelta obbligata dal Ministro Dario Franceschini, ineccepibile secondo il capogruppo PD Speranza, per cui la responsabilità della tagliola è in capo ai 5 Stelle. L'opposizione dei 5 Stelle è un'opposizione distruttiva. Dopo gli insulti al Capo dello Stato di ieri, un'ennesima figuraccia, continuamente fango sulle istituzioni. Con la conversione del decreto viene dunque confermata la cancellazione della seconda rata dell'IMU 2013, ma diventano legge anche quelle norme sulle quote degli istituti di credito nel capitale della Banca d'Italia, norme che avevano fatto scattare la dura contestazione delle opposizioni. Roberto Tallei, Sky TG24. Iniziamo dall'apertura del manifesto, che è questa: Sbanca Italia, per salvare le banche alla Camera cala la ghigliottina sull'ostruzionismo parlamentare del Movimento 5 Stelle contro il decreto IMU Banca Italia. Il Quirinale tace e acconsente all'umiliazione del potere legislativo. Da oggi il governo detta legge. Vi faccio vedere Il Tempo, altro quotidiano che decide di aprire su questo argomento, su quanto è accaduto a Montecitorio. Pugni, insulti e denunce. La Camera dei Lord, scrive ironicamente il quotidiano romano, l'approvazione del decreto IMU Banca Italia finisce in rissa, assalto ai banchi del governo, occupate le commissioni fra urla e parolacce. E poi l'Unità, respinto l'assalto di Grillo contro l'ostruzionismo sull'IMU, usata per la prima volta la norma taglia dibattito, grillini scatenati, scontri in aula, i deputati del Partito Democratico che cantano bella ciao. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Apre così: impeachment del Movimento 5 Stelle a Re Giorgio. Andiamo a vedere se riusciamo a ingrandire la prima pagina. Eccola qui.
Dicevamo, impeachment del Movimento 5 Stelle a Re Giorgio, rivolta sul regalo alle banche. Oggi 5 Stelle chiedono la messa in stato d'accusa di Napolitano per attentato alla Costituzione. Marco Travaglio spiega perché il Movimento 5 Stelle si è opposto all'approvazione del decreto IMU Banca Italia. Ecco cosa scrive: una delle più incommensurabili porcate mai viste nella porcellosa storia della politica italiana, un regalo di 7 miliardi e mezzo alle banche private con soldi di Banca Italia, cioè nostri. Siccome la maialata rischia di non passare inosservata a causa di quei rompiballe dei 5 Stelle che osano financo fare opposizione, cosa mai vista dalla notte dei tempi, ecco l'idea geniale del governo, infilarla nello stesso decreto che cancella la seconda rata dell'IMU. Così chi si oppone a Robin Hood, alla rovescia che rubano ai contribuenti per dare alle banche, può essere dipinto come un affamatore del popolo perché resuscita l'IMU. Insomma, vengono spiegate un po' quali sono anche le ragioni del movimento. Siamo al Messaggero, altro taglio alla notizia, niente IMU, cambia il catasto, caos in aula, via libera in extremis al decreto che cancella la seconda rata della tassa sulla casa, Boldrini blocca l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle, Senato primo sia la riforma sul valore dei fabbricati. E poi ancora, Il Mattino, un'apertura pressoché identica, stop all'IMU, cambia il catasto, intesa sulla legge elettorale, premio di maggioranza dal 37, sbarramento al 4,5. Andiamo a vedere Il Giornale. Un'immagine del presidente della Camera, Laura Boldrini, la maestrina Boldrini non piace più neanche ai suoi errori, protagonismi, caos, l'ex lady infallibile ora è considerata inadeguata. Poi più in basso si fa riferimento più nello specifico a quanto è successo in Parlamento, cazzotti ai grillini in Parlamento, caos alla Camera sul decreto IMU Banca Italia, i 5 Stelle occupano la commissione per bloccare la legge elettorale che sarà in commissione affari istituzionali nel pomeriggio di oggi. Ancora Libero, sempre su questo argomento, cala la ghigliottina sull'IMU, rissa in aula sia il decreto che rivaluta pure le quote Banca Italia, favore alle banche, una grillina accusa l'ex PM Montiano D'Ambruoso, mi ha picchiata, ha minacciato tra l'altro di denunciarlo, insomma vedremo che sviluppi avrà questa vicenda.